Lei era una donna modello. Lui un bambino dolcissimo. Sembrava una strage assurda. Ma la verità era un segreto agghiacciante. Novi Ligure, 21 febbraio 2001, ore 22:30. Un altro giorno che se ne va. Un mercoledì come tanti di una normalissima città del nord-ovest che di strano ha solo il nome. Novi Ligure è in Piemonte, in provincia di Alessandria. È una tipica cittadina nel cuore di una provincia ricca che ha costruito il proprio benessere su una solida tradizione industriale. La città si stiracchia assonnata davanti alla TV. Un'ultima occhiata al telegiornale e poi a letto per un nuovo giorno uguale a tutti gli altri. Ma quella sera Novi Ligure non riesce ad andare a dormire. Novi Ligure è finita in TV, dove scorrono senza sosta le immagini del Lodolino, il nuovo quartiere borghese a 2 minuti dal centro. I fotogrammi di quella sera sono i fotogrammi di una situazione che non avrei mai pensato di vivere in diretta. Che mia mamma non sapeva niente. Come quando mi ha chiamato mio fratello, che erano le 9, qualcosa, ci fa lui, devo andare da tuo fratello perché sta piangendo. La zona era controllata già dalle forze di polizia, quindi c'era un po' di assembramento di persone. Fino sopra ci sono andati! È una cosa di una ferocia senza limiti, praticamente. Senza senso. In una villetta color salmone, in via da Catara 12, è appena passato un mostro. Levati! Che te lo devo dire! Sta benissimo! Sta benissimo! E il sindaco di Novi che non serve un cazzo qui a Novi! È vero! Un mostro che si è mangiato una mamma e il suo bambino. Nella villetta ci sono i cadaveri martoriati di una donna e del figlio ancora piccolo. Alla vista della scena del crimine, il procuratore capo di Alessandria, Carlesi, fu colto da malore. Uno degli episodi più feroci che abbia visto in vita mia, proprio senza scopo, senza... non esiste una cosa così. Sia la signora Cassini, sia Gianluca erano stati aggrediti senza risparmio. La mamma, Susi Cassini, 41 anni, giace a terra sul pavimento della cucina. Il mostro l'ha dilaniata con un coltello, abbandonato lì vicino. Era stata uccisa con una grandissima ferratezza, nel senso aveva più di 50 coltellate. Si vedeva certamente una grandissima quantità di sangue. Una mattanza. Il sangue è schizzato dappertutto, sul pavimento, sui mobili, sui muri, sulle scale che portano al primo piano. E l'orrore continua. Al piano superiore, nella sala da bagno, c'era il cadavere del piccolo. C'aveva una tuta addosso e nella vasca da bagno sott'acqua. Un bambino? Sì, ha un taglio nella spalla e poi ha diverse strane punzecchiature come... Non parlo di Seviti, ma insomma ci assomigliano molto. Ha coltellato? Tante coltellate? Sì. Si vedevano le tracce di Gianluca, i suoi capelli insanguinati sulle mattonelle del bagno, sulle piastrelle del bagno. In più c'era l'impronta del piccolo Gianluca insanguinata sul bordo della vasca. Un delitto feroce che nessuno, ma proprio nessuno, riesce a spiegarsi. Il
piccolo Gianluca ha solo 11 anni. È un bambino dolcissimo, un bambino mite, è l'orgoglio di mamma e papà perché è bravo a scuola, ha le passioni di tutti i bambini, la passione per il basket, l'amore per i Pokémon. Susanna Cassini, detta Susi, è una mamma tutta casa e volontariato. È una casalinga, diciamo, perché ha deciso di abbandonare il lavoro. Lei era ragioniera in un'azienda proprio per seguire più da vicino i suoi figli. È una donna molto religiosa, cattolica praticante, e quindi insegna anche catechismo, fa del volontariato. Cercava di vivere una vita in quella che sicuramente è una dimensione piccola, provinciale. Davanti a una madre e un figlio massacrati in quel modo in casa, gli inquirenti pensano subito ad una rapina finita male. Perché hanno agito in quel modo? Cercavano di rapinare, hanno visto poi della gente, magari hanno fatto spauriti. Ci sono anche della gente crudele in quella maniera lì al mondo. Le vittime abitano in una bella villetta in una bella zona. È una famiglia benestante. Susi è sposata con Francesco Denardo, 44 anni, ingegnere, dirigente di spicco alla Pernigotti. È diventato responsabile di uno stabilimento partendo da condizioni sociali non così avvantaggiate. Uno dei tanti esempi di meridionali che erano arrivati negli anni 69, che poi hanno assunto un ruolo nella città. Quella sera l'ingegnere è a giocare a calcetto. Ora non si dà pace, curvo sotto un dolore troppo grande anche per le sue spalle larghe. Si capiva che era una persona talmente colpita da quello che era successo che avrebbe preferito trovarsi da solo e non circondato da quell'attenzione generale da cui però non poteva evidentemente sottrarsi. Vicino all'ingegner Denardo c'è una ragazzina alta e magra. È la figlia maggiore, ha 16 anni e si chiama Erika. Era chiusa in se stessa, quindi non manifestava una qualche reazione particolare, ecco. È un miracolo che Erika sia ancora viva. C'era anche lei con la mamma e il fratellino quando la morte è entrata in casa sua, ma è riuscita a salvarsi. Sono in tanti attorno alla casa di Ludolino, tanti a scuotere la testa. Peggio di così non poteva succedere. Cioè, un conto è un furto, è un conto arrivare a commettere un omicidio con questa ferocia qua. Ci mette nei nostri panni. È chiaro che... sono cose gravissime. Il racconto di Erika, la figlia scampata al massacro, è un film dell'orrore. Sono le 20:30 di mercoledì 21 febbraio 2001. Erika racconta agli investigatori che quel giorno si trovava nella sua stanza, stava ascoltando della musica con le cuffiette. Erika sente rientrare a casa mamma Susi e il fratello Gianluca, che sono andati in palestra. Ma poco dopo la ragazza dice di sentire un urlo, poi un tonfo, poi un altro ancora, sulla scala. Erika si spaventa, spalanca la porta della sua stanza e vede una scena raccapricciante. Davanti a lei, al primo piano, un uomo sta accoltellando il fratellino Gianluca. Quasi subito si avventa anche su mamma Susi, salita per le scale a soccorrere il figlio. Lei racconta di aver visto la madre aggredita da una persona che la sta accoltellando e la madre la invita a fuggire. Erika non ha tempo per pensare, per aiutare, ma solo per scampare alla furia dell'uomo orco. Dice di essere fortunosamente riuscita a scendere al pian terreno. Arriva in salotto scopre che c'è un altro uomo. L'uomo cerca di fermare Erika. Ma lei è più svelta. Contro di lui getta una bottiglia di whisky. Racconta poi di essere fuggita
attraverso un seminterrato che portava direttamente sulla rampa d'accesso ai garage. E riesce a fermare una macchina che sta transitando in quel momento. Quadro preciso della situazione. Avete un'idea? Com'è la situazione della ragazza? Lineare, precisa, è una ragazza veramente coerente, una ragazza veramente splendida. Avete ricostruito esattamente la dinamica? Perfettamente. La ragazza ce la può illustrare, per favore? Stiamo ricostruendo tutto, certamente ci sono due morti, la casa sembra un mattatoio pieno di sangue. La madre si è presa subito la coltellata in pancia e ha detto alla figlia scappa. E la figlia è scappata per tutta la casa e ce l'ha fatta, insomma. Erika darà anche una descrizione di questi aggressori, indicando una persona più vecchia e una persona più giovane. Gli inquirenti mostrano ad Erika un album di foto segnaletiche. C'è scritto Albanesi. Dopo averlo sfogliato un po', Erika sobbalza. Ha riconosciuto l'aggressore. È un giovane albanese che vive con la famiglia e i fratelli in periferia. I carabinieri corrono a casa del ragazzo. A Novi Ligure scoppia la caccia allo straniero. Inaudita ferocia, madre e figlio di 12 anni massacrati in casa a Novi Ligure, caccia aperta agli assassini, sarebbero due stranieri. Si cerca una banda di slavi mentre cresce la rabbia dell'intero paese. 5-6 anni fa, 10 anni fa non era così, lo dico io. Dei bastardi, che non si può arrivare a tanto. Il massacro di Novi Ligure non è più di Novi Ligure. La città si trovò assaltata dalle televisioni di tutta Italia e non solo, e da giornalisti che venivano dappertutto e che volevano capire cosa stava succedendo a Novi Ligure. Microfoni e inviati speciali l'hanno già trasformato in uno dei peggiori delitti della storia del nostro paese. Questa zona ha avuto un sacco di problemi, ma non così gravi. Furti, malmenamento di persone, anziani. E la rabbia tanto. Molta paura, ma lo sanno tutti. Ci voleva tanto a capirlo che anche nel delitto di Via da Catra c'era la mano degli albanesi? Sempre loro, solo loro, bestie, animali, gente che vive ai margini, che entra in città soltanto per fare del male. Tutti che chiaramente cercano l'assassino al di fuori di questa comunità. Si cercava l'albanese o lo straniero assassino che ha semidistrutto una famiglia felice, una famiglia modello, violando appunto l'intimità di quella famiglia, ma che somigliando a tante altre famiglie significava violare l'intimità di tutti. C'è chi si limita agli insulti, chi si spinge ancora più in là. Le galle dei piedi, ai piedi, con le corde, e trainare per il paese. Metterli là dove c'è il monumento, legarli lì. E poi tutti i giorni, una volta ciascuno, andiamo a dare una coltellata. C'è gente che se si prendono, tagliarsi la testa. Ma il giovane albanese riconosciuto da Erika, che cosa ha raccontato agli inquirenti? Ha confessato? E il suo complice chi è? E dov'è finito? Mercoledì 21 febbraio 2001. A Novi Ligure, in provincia di Alessandria, è successa una cosa terribile. Susi Cassini, 41 anni, e il figlio Gianluca Denardo, 11, sono stati brutalmente massacrati a coltellate in casa loro. L'altra figlia, Erika Denardo, 16 anni, si è salvata per miracolo. Ha visto tutto, Erika. Gli assassini sono due albanesi. Grazie alle indicazioni della ragazza, i carabinieri riescono subito a rintracciare uno dei due sospettati. È un giovane che vive in periferia con la famiglia. La sua posizione non è per niente facile. In casa nasconde dei vestiti che sembrano sospetti.
questo giovane avrà la casa dei cappellini e un giubbotto che corrispondono con la descrizione che aveva dato Erika. Quando lo portano in caserma, il ragazzo si difende. Lui un alibi ce l'ha. Questo ragazzo disponeva effettivamente di persone che potevano dare indicazioni della sua presenza altrove. È un alibi inattaccabile. Il giovane albanese non c'entra nulla. Bisogna cercare qualcun altro. Bisogna cercare un altro albanese che risponda alla descrizione data da Erika. Poi, trovato lui, non sarà difficile individuare anche il complice più anziano. Gli inquirenti richiamano Erika in caserma e le chiedono un nuovo sforzo. Le mostrano nuove foto di albanesi, di pregiudicati italiani. Ma Erika comincia a confondersi. È inutile continuare con questo gioco al massacro. Erika ha bisogno di riposare, di riprendersi. Intanto gli inquirenti battono tutte le piste investigative possibili. Non è passato nemmeno un giorno dal massacro della villetta di Novi Ligure. A via da Catra sono arrivati gli uomini del RIS di Parma. Ricevetti la telefonata del mio vice di allora, che mi raccontò di questo omicidio molto molto complesso che aveva fatto scalpore in quella cittadina. Era necessario dare immediatamente tutta la nostra collaborazione. Qui è stato commesso un duplice omicidio, si sono mosse più persone. Dalla dinamica delle tracce lasciate, noi siamo fiduciosi di ricostruire la vera dinamica delittuosa. Il racconto di Erika ha aiutato tanto gli investigatori. Ma secondo le prime impressioni del colonnello Garofano, in questo racconto c'è proprio qualcosa che non va. Perché nessuno ha sentito le urla di Susi e Gianluca? Perché la porta non è stata scassinata? Come hanno fatto allora i due rapinatori ad entrare nella villetta? Perché il cane non ha abbaiato? E c'è un'altra cosa che non torna. L'ora della rapina. La villetta era una villetta collocata in un quartiere residenziale dove a quell'ora tutti erano a casa. Nessuno avrebbe programmato una rapina di quelle proporzioni. C'è un ultimo grande mistero, il più grande di tutti. Non riusciva a spiegarmi perché dopo aver ucciso, come inaudita ferocia, la madre, avessero dovuto salire al piano di sopra per uccidere un bambino che probabilmente non ne avrebbe manco visti. Gli esperti parlano di overkilling, di un omicidio eseguito con smisurata violenza. Un ladro in fuga non ha il tempo per infierire così. E poi i ladri rubano. Da via da Catra, invece, non hanno portato via proprio niente. Gli inquirenti sono sempre più perplessi. Non convinceva la storia degli albanesi, non solo perché avevano un alibi, non convincevano le modalità del delitto. Lo stesso medico legale, chiamato dalla procura, aveva manifestato fin da subito il dubbio che si potesse trattare di una rapina finita male. E poi c'è l'atteggiamento di Erika. Viene descritta come molto fredda dalle persone che la incontrano in quel momento. Durante gli interrogatori i carabinieri la chiamavano il ghiaccio. Può essere così distaccata una persona che ha assistito all'uccisione della madre e del fratellino? L'attendibilità della ragazza comincia a vacillare. Gli inquirenti ritengono che ci sia qualcosa che non quadra nel racconto di Erika. Forse perché lo shock è stato enorme ed è andata fuori di testa. E se invece la verità fosse un'altra? Se Erika De Nardo stesse nascondendo qualcosa sul massacro della sua famiglia? A questo punto gli inquirenti vogliono sapere chi sia davvero Erika De Nardo. Nel 2001 Erika De Nardo ha 16 anni
ed è una studentessa come tante. Dopo un esordio infelice al liceo scientifico, ora frequenta la terza geometri dei Barnabiti, dove ha un rendimento medio. È la classica ragazza intelligente che non si applica. Una ragazza molto determinata, molto consapevole di una propria forza e anche di un proprio fascino. È una bella ragazza. Era una ragazza privilegiata perché aveva comunque una situazione economica buona, insomma faceva parte di un certo giro privilegiato, ecco. Ma negli ultimi tempi dicono che Erika sia cambiata. Sul suo conto girano delle brutte chiacchiere. La descrivono come una che consuma cocaina, come una che si dà a questo e a quello, come una che con grande spregiudicatezza vive la propria vita personale, intima, eccetera. In città si mormora che la situazione sia peggiorata da quando Erika si è messa con Omar Favaro, il figlio del barista hippie di Novi. Omar Favaro non ha ancora 18 anni e non ha una bella fama. Ha una cattiva reputazione, un ragazzo ribelle che frequenta cattive compagnie. Piccolo bulletto, insomma, che aveva anche aggredito un precedente fidanzato, tra virgolette, di Erika, uno che si atteggiava duro. Di Omar si è sempre detto un po' di tutto. A volte che era un bullo, a volte che non lo era. Era sicuramente un bambino. Non era un ragazzino, era un bambino. Erika e Omar sono sempre insieme. I loro pomeriggi li passavano nella cameretta di Omar a baciarsi, a fare le cose che fanno i ragazzini. Non credo a fare i compiti, ecco, tanto per essere chiari. Pian piano poi vengono abbandonati i contatti anche con la compagnia, con gli amici. La coppia proprio si chiude in se stessa. Per loro la loro vita era loro due. Omar non piace ai genitori di Erika. Era una relazione fin troppo morbosa, chiaramente, quindi qualunque genitore l'avrebbe cercato di osteggiarla. Una ragazza inquieta, un fidanzato sbagliato, contrasti familiari. Non è certo un bel ritratto, ma non basta per dimostrare che Erika nasconda qualcosa di brutto sul massacro di sua madre e suo fratello. Però ci sono quei due cadaveri martoriati e una testimonianza che fa acqua da tutte le parti. Le indagini vanno avanti. Venerdì 23 febbraio 2001. È mezzogiorno, a Novi Ligure. Sono passate 36 ore dal ritrovamento dei corpi di Susi Denardo e del piccolo Gianluca. Per cortesia, un po' più indietro. Lo stiamo chiedendo per cortesia, su, forza. I giornalisti sono accampati su via da Catra come truppe davanti a un ponte levatoio. Prego. Scusate. Signor procuratore, cortesemente mi può dire qualcosa sulle indagini? Stiamo indagando 360 gradi con la solita formula e dobbiamo fare un sopralluogo adesso. Arriva una macchina. Scende un carabiniere, un magistrato. E poi lei, Erika. Ma la ragazza non è sola. C'è anche un ragazzo, una faccia nuova. Insieme alla ragazza, ed è una notizia arrivata abbastanza sorpresa, è arrivato anche un ragazzo, dovrebbe essere presumibilmente Omar, il suo fidanzatino. Perché c'è anche Omar? Che cosa c'entra Omar? Domande che passano senza lasciare traccia, perché l'attenzione è tutta per Erika. Tornare in quella casa sembra non procurare ad Erika nessuna emozione. Erika si sofferma con gli investigatori nelle varie stanze per descrivere come sarebbe svolta l'aggressione portata dai cittadini albanesi. Gli inquirenti incalzano, fanno notare alla ragazza i buchi del suo racconto. Ma Erika glissa, si scusa. Omar invece non dice nulla.
viene fatto accomodare sul divano e non si sposta lì tutto il tempo. Le telecamere seguono con lo sguardo i due ragazzi finché non risalgono in macchina. I giornalisti non sanno che in quella giornata deve ancora succedere qualcosa. Ore 13.30, caserma dei carabinieri di Novi Ligure. No, non c'è nessuna notizia da te. No, ma colonnello, anche lei, abbi pazienza. Se non ci date due informazioni, noi cominciamo ad inventare. Da dare. Il discorso del ragazzo non è lì. Almeno che? Erika e Omar, di ritorno dal sopralluogo, vengono lasciati soli in una stanza. I due ragazzi si coccolano teneramente. Parlano. Omar, però, è molto nervoso. Non riesce a capire perché, se il sopralluogo è finito, il giudice continui a trattenerlo in caserma. Omar non si è accorto che in quella stanza lui ed Erika non sono soli. C'è un occhio, piccolo e invisibile, che sta registrando tutto. Minchia, quando è che ti è fuori? Stai zitto, Omar. D'ora in poi non dobbiamo più parlare, ok? Erika ripeteva a Omar di stare tranquillo, che non gli sarebbe successo niente. E un clima teso, perché c'è uno che ha paura e c'è un altro che invece non ne ha. Che cosa vuole nascondere, Erika? Io accuso due persone che non c'entrano. Di che cosa ha paura, Omar? La risposta è lì, davanti all'occhio invisibile della piccola telecamera. Dalla bocca di Omar escono parole inattese, crudeli, terrificanti. Vedo così tuo fratello quando si è tolto l'asciugamano. Tuo fratello è riuscito a ribellarsi diverse volte. Anche lui poi, quando l'acqua è diventata rossa, tutto quel sangue mi sono cambiato. Avevo le strisce rosse, cazzo. Erika ascolta impassibile e rilancia. Mia madre ti diceva, io ti perdono, Omar. Sì. Io voglio vivere, Omar. E a me? Erika, ferma. Perché mi fai questo? Fare cosa? Gli inquirenti non possono crederci. Si parla di coltellate, si parla di reazioni delle vittime. Tutte le conversazioni sono accompagnate da gesti e questi gesti sono molto espliciti. Erika è glaciale, anche adesso. Mentre racconta di aver ammazzato sua madre. Raccontano in maniera drammatica l'aggressione portata alla mamma e al fratellino, intervallandola anche da alcune tenerezze che veramente stridono rispetto alla tragedia che stavano raccontando. I due ragazzi sembrano aver dimenticato di trovarsi in una caserma. Assassina. Assassino sei tu, non io. Gli inquirenti posano le cuffie. È il tardo pomeriggio di venerdì 23 febbraio 2001. Il massacro di Novi Ligure ha i suoi colpevoli. Sono Erika De Nardo e Omar Favaro, la figlia sorella delle vittime e il suo fidanzatino. Il caso è chiuso. Si apre l'inferno. Una tempesta si è abbattuta sui nostri sentimenti. Erika è stata arrestata per aver ucciso la mamma e il fratellino. Una ferocia incredibile, tanto da far pensare che fossero stati degli adulti a metterla in atto. Invece i responsabili sarebbero proprio Erika De Nardo, 16 anni appena, e il suo fidanzato solo un anno in più. Novi Ligure è una città distrutta da questa nuova sconvolgente verità. Siamo rimasti scioccati anche noi. La madre che l'ha messa al mondo, non è possibile. Poi il fratello che ha coltellati, non ci credo, non lo so. No, ce l'avevo in banca al mattino, ma è impossibile. È impossibile? No, non ci credo. Troppo un bravo ragazzo, non può aver fatto una cosa del genere.
impietrita. Impietrita, paralizzata, inorridita. In quel momento, con la stessa rapidità con cui si era stretta insieme alla sopravvissuta, se ne allontana. Allora Erika diventa il male assoluto. Perché siete venuti qui? Per vederla in faccia. Perché? Vuole vederla in faccia? Sì, perché una figlia non può fare quello che ha fatto. Tutto l'apparato che si era mosso, il risentimento nei confronti dello sconosciuto, dello straniero, si sgonfia improvvisamente. Spero che sia una lezione per tutti. Qualcuno deve chiedere scusa alla città e deve chiedere scusa all'opinione pubblica in generale per lo sciacallaggio politico indegno che c'è stato su questa vicenda. Sarebbe stato preferibile non accendere gli animi. Sono arrivato anche a provare una certa vergogna per le cose dette da qualcuno. Tutta l'Italia intanto resta inchiodata alla TV a guardare le immagini oscurate dei due fidanzati assassini. La descrivono. Fioriscono gli approfondimenti, gli speciali, e per il massacro di Novi Ligure ogni programma riesce a trovare uno spazio. Da Novi Ligure. Un dramma che continua a tormentarci, una tragedia che ha sconvolto noi, le nostre famiglie. Ecco, non soltanto per l'efferatezza dei crimini che sono stati commessi, ma anche perché non riusciamo in nessun modo, vi sembrerà evidente, a capire perché. Nei due carceri minorili dove sono stati rinchiusi, Erika e Omar vengono interrogati. I baci e le carezze sono lontani. Nel momento in cui vengono indagati per il duplice omicidio, a quel punto l'uno accusa l'altro di essere l'esecutore materiale di tutti e due gli omicidi. Erika sostiene che Omar ha fatto tutto da solo. Quella sera, dice la ragazza, il fidanzatino era fuori di sé. Voleva eliminare la famiglia di lei per continuare senza problemi la loro relazione. Lei resiste tranquillamente all'interrogatorio, dicendo che lei non sa nulla, che lei ha bussato la porta a Omar, l'ha aperta, è stata messa chiusa nel bagno da Omar, che poi ha fatto tutto il massacro da solo. Erika ha sempre mentito per proteggere l'amato Omar. Perché lo hai fatto? E la risposta è stata semplice e quanto inquietante. L'ho fatto per paura e l'ho fatto per amore. Nel carcere Ferrante a Porti di Torino, Omar dice esattamente le stesse cose, ma al rovescio. È stata Erika a ideare il progetto di uccidere la sua famiglia, perché con loro stava male, era infelice. Omar l'ha solo seguita nel delirio. Il ragazzo ammette di aver dato due o tre coltellate a Susy Cassini e di aver fatto da spalla Erika per l'uccisione di Gianluca. Ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste dal pubblico ministero nel corso dell'interrogatorio. Non vi posso dire nient'altro. Non si è ancora sciolta dunque la catena di misteri del massacro di Novi Ligure. Affiorano nuovi dettagli e continua il drammatico scambio di accuse fra Erika e Mauro. Uno scaricabarile che però non convince gli inquirenti. I ragazzi vengono ascoltati anche dai periti psichiatrici. Per la prima volta Erika si prende una parte di responsabilità. Dice una frase che in apparenza sembra poco, ma è tantissimo, perché lei dice: sapevo che Omar veniva per uccidere. E gli ho aperto la porta, quindi si mette dentro il delitto. I periti chiedono a Erika di parlare della madre. Diceva che andavano a comprare insieme, che erano amiche, che non era una madre, che era un'amica, che addirittura si scambiavano i vestiti. Da un'immagine appunto molto positiva. Ma non è tutto. Mamma Susy per Erika era anche altro. Un modello di perfezione, una rivale, una montagna troppo alta da scalare. Viene fuori che c'è un conflitto, ma un conflitto profondo, che c'è una profonda divergenza tra i due, che sono due donne nella stessa casa ma che si odiano e che una è in conflitto con l'altro. C'è una frase di Erika molto significativa. Eravamo come due sorelle. È per questo che Erika l'ha uccisa? Perché la mamma, nella sua perfezione, era diventata un ingombrante alter ego?
Dice una frase che è un po' emblematica rispetto al suo carattere, cioè lei dice che nessuno è così importante, è così più importante di lei che se la ostacola lei è obbligata ad eliminarlo. Preferisce considerarlo come un peso inutile che può cadere da solo. E quindi qui si vede tutto il carattere, la determinazione e la forza di questa ragazzina. Erika Leonardo è la donna più dura che ha conosciuto in vita mia. Erika Leonardo è veramente una donna dura, una ragazza molto più matura della sua età ed è una veramente dura. Dalle considerazioni dei periti emerge che Erika e Omar hanno realizzato un delitto secondo un piano tremendo ma infantile. Un progetto mostruoso che i due hanno cominciato a pensare mesi prima, quasi per gioco, fino a restarne intrappolati. Se Erika può essere considerata la prima responsabile, Omar ne è diventato corresponsabile a tutti gli effetti. Ma la domanda più forte resta sempre una. Perché? Perché tanta ferocia da parte di due adolescenti? Nei racconti dei ragazzi la parola più evocata è libertà. La muove un'ansia di libertà, una volontà di non avere vincoli, di non avere limitazioni. Questa ricerca della libertà che i ragazzi hanno, volevano, cioè il poter pensare e sperare di fare una famiglia, ma insomma voglio dire che poi alla fine insomma, erano bambini, ecco. Parlavano di discorsi che non sapevano neanche comprendere. C'è qualcosa che va al di là di quello che sappiamo. Non si può premeditare un delitto da settembre, compierlo a febbraio, se non con una grande determinazione. E ci deve essere soprattutto un motivo, che non può essere più liberi quando lo si è di fatto. Ci deve essere un elemento pratico. Cioè, io uccido perché ho un motivo. In attesa del processo, Erika e Omar restano in carcere. Lui al Ferrante a Porti di Torino, lei al Beccaria di Milano, dove riceve centinaia di lettere di ammiratori. Credo che lei abbia ancora una corrispondenza molto fitta con amici anche di Novi. Ma Erika ha un fascino veramente ambiguo. Cioè, è una seduttrice istintiva. Tra i fan di Erika ce n'è uno speciale. Il suo nuovo fidanzato, un DJ di Verona, che grazie a questa storia vive un bel quarto d'ora di celebrità. Tu sposeresti una ragazza come Erika? Non l'ho mai vista, non gli ho mai parlato, non so niente di lei, non so se quello che mi scrive è vero, sì. Se lo fa per gelosia nei confronti degli altri, per fare ingelosire gli altri. Però tu sai che Erika ha commesso un delitto terribile. La sentenza non c'è ancora stata, insomma. Ma nella vita di Erika c'è un altro uomo speciale, il più speciale di tutti, l'unico che non l'ha mai abbandonata, suo padre, Francesco De Nardo. Credo che sia un amore paterno estremo. Venerdì 23 febbraio 2001, gli inquirenti hanno risolto il mistero di Novi Ligure. A uccidere Susi Cassini e il figlio Gianluca non sono stati gli albanesi. La verità è un'altra, terribile, inimmaginabile. I colpevoli sono Erika De Nardo, figlia e sorella delle vittime, e il suo fidanzatino Omar Favaro. A inchiodarli le intercettazioni ambientali. I due ragazzi però si proclamano innocenti e si accusano a vicenda. Per capire com'è andata davvero, bisogna aspettare il processo. Omar lo attende nel carcere minorile di Torino, Erika in quello di Milano, dove periodicamente riceve la visita di suo padre. L'ingegner Francesco De Nardo non ha mai voluto abbandonare la figlia. Mi hanno anche colpito molto le intercettazioni ambientali fatte durante i loro colloqui, i primi colloqui lì nel marzo, nel carcere Ferrante a Porti, quando lui e la figlia parlavano di quello che era successo, ma poi riuscivano a parlare di cose totalmente strane alla vicenda, di che fine avessero fatto gli animali domestici, di che cosa leggeva lei in carcere, come se quella tragedia fosse già alle spalle.
Il 28 novembre 2001, davanti al Tribunale dei Minori di Torino, c'è una folla incontenibile per il processo contro i fidanzatini di Novi Ligure. Ci sono tanti curiosi e soprattutto giornalisti di ogni testata. Dentro però non entra nessuno, a parte gli imputati, le famiglie, gli avvocati. Penso di poter dire che il rumore mediatico è stato assordante, ma è stato lasciato veramente fuori dalle stanze dei magistrati e comunque di tutti gli interlocutori processuali. In aula Erika e Omar sembrano due perfetti estranei. Io credo che Omar ed Erika non si siano mai parlati durante il processo. Si è arrivati al processo con delle versioni che in qualche modo non erano coincidenti, la versione di Erika e la versione di Omar. E ancora in sede di processo i giudici hanno chiesto a Erika e Omar di raccontare i fatti. Erika ribadisce che l'idea del delitto è stata di entrambi, anche se ha ucciso solo Omar. Omar ovviamente rimanda le accuse al mittente. Ma qual è la verità? In questo tira e molla di colpe, com'è andata davvero? Alla fine sono le indagini del RIS a ricostruire cosa sia successo quella maledetta notte di sangue. Il nostro intervento diventa fondamentale. Dovevamo capire quali erano stati i ruoli di Erika e Omar e per questo i loro movimenti. Ecco com'è andata la sera di mercoledì 21 febbraio 2001, secondo le minuziose e lunghissime analisi delle tute bianche. La signora De Nardo rientra a casa con Gianluca. Gianluca sale subito al piano superiore a giocare, presumibilmente in camera. Erika e Omar sono appostati nel bagno, che era adiacente alla cucina. È lei che lo calma quando lui sente le urla della madre, perché il ragazzo sta piangendo, lo riporta di sopra e a quel punto risale Omar. Gianluca viene trasferito nel bagno, si tenta un suo annegamento e verrà invece poi ucciso con queste coltellate. Secondo il RIS di Parma, insomma, hanno ucciso tutti e due, Erika e Omar. Io credo che sia netta una responsabilità di Omar più forte per l'omicidio della mamma, ma di pari intensità poi nell'omicidio di Gianluca. La difesa di Erika e gli avvocati di Omar insistono sull'incapacità di intendere e volere di entrambi gli imputati. Per i periti del tribunale, invece, i ragazzi erano e sono sani di mente. Erika sarebbe affetta da un disturbo narcisistico della personalità che la rende indifferente e superiore, ma non certo incapace di intendere e di volere. Omar è afflitto dal problema opposto, il disturbo dipendente della personalità. Parlano comunque di personalità borderline, molto di più di Omar, che viene descritto come uno molto plagiabile. Lei è la regina, ha bisogno dei suoi militari, e uno dei militari si chiamava Omar. Cioè, sono dei passi della perizia, sono inquietanti. Si dice il braccio armato di Erika. Il 14 dicembre 2001 la Corte del Tribunale dei Minori di Torino emette la sentenza. Erika e Omar
Entrambi condannati, 16 anni a lei, 14 a lui, ritenuti capaci di intendere e di volere. Resteranno così in carcere. È stato deciso dal collegio un trattamento differente in relazione al diverso contributo dato alle indagini da Omar rispetto a Erika. Il giudice si è rivolto direttamente ai due ragazzi. Oggi è così, questo è il conto per quanto avete fatto. Ma ora sta a voi dimostrare che potete di nuovo inserirvi nella società. Alla lettura della sentenza, Omar ha una reazione contrastante tra rassegnazione e speranza. Alla sentenza lui rimane di stucco, ma viene... La sentenza viene letta con la frase del presidente che dice appunto non vi lasciamo soli. Da quel momento lì, con questa sentenza, si costruirà un percorso per arrivare ad uscire nel più breve tempo possibile dal carcere come persone che sono completamente rinate. Erika invece reagisce in modo molto diverso. Erika, come ha reagito? Erika? È ancora lì. E come? Beh, potete bene immaginare. E il papà, il padre? Il padre la tiene su. Io credo aver capito che era Erika al processo, quando lei per mesi ha cercato di mostrare un volto umano, una contrizione. Al momento della sentenza lei è esplosa e ha aggredito gli avvocati a male parole, insultandoli, dicendogli che razza di avvocati erano, se l'avevano fatta condannare. Questa è Erika. Tanto l'appello quanto la Cassazione confermano integralmente la sentenza di primo grado. Quando diventano maggiorenni, Erika e Omar vengono trasferiti dal carcere minorile alla prigione ordinaria. Ma lui oggi è già fuori. Il 3 marzo 2010, Omar Favaro ha ottenuto la libertà definitiva. Sogna di rifarsi una vita e non vuole parlare del delitto. Non saprei contarle quante richieste di intervista abbiamo ricevuto per Omar e per i suoi familiari. Le abbiamo sempre respinte, rispettando il volere di Omar e della sua famiglia di voler essere dimenticati. Erika invece è ancora nella casa di reclusione di Brescia. Nel 2006 ha avuto il permesso di uscire poche ore per disputare una partita di pallavolo. Era agitata questa mattina prima di uscire per la prima volta dal carcere, seppur solo per qualche ora dal 23 febbraio 2001, giorno dell'arresto. Lunghi capelli neri, alta, più robusta di 5 anni fa, Erika sorride spesso, si muove disinvolta tra le sue compagne di squadra. Questa mattina ha partecipato alla partita di pallavolo organizzata nell'oratorio di Buffalora, frazione di Brescia, le detenute del carcere di Verziano contro la squadra locale femminile. Eccola mentre esulta e abbraccia le altre giocatrici appena vinta la partita. Nel 2009 Erika si è laureata in filosofia con una tesi su Socrate, voto 110 e lode. Ad assistere alla discussione in carcere la zia, la nonna e il padre. Erika Denardo potrebbe essere libera nel 2011, 10 anni dopo il massacro. Io ho visto mamma che uccidono i figli, ho visto mariti che uccidono le proprie mogli e viceversa, genitori e quant'altro. Ho visto di tutto, ho visto la banalità del male, ma non potrò mai, mai e poi mai giustificare che una ragazza di 16 anni possa uccidere il fratellino di 12 anni. Questo per me è una ferita incolmabile. Io non ho mai capito perché
Non lo so ancora adesso il perché. Le spiegazioni ufficiali non mi hanno mai convinto, non mi hanno convinto gli psichiatri, non mi hanno convinto i giudici. Credo che ci sia qualcosa che Erika tiene ancora, e anche Omar, tengono ancora ben stretto nella loro mente, ben sorvegliato. Non so cosa sia. I genitori l'aspettavano da ore. Sembrava svanita nel nulla. Aveva incontrato gli amici sbagliati. Era quella la banalità del male. Delitti presenta La vendetta del branco, lunedì alle 22 su History Channel.